Salve a tutti gli amici di Tech Different, ben ritrovati con questo nuovo podcast settimanale. Come al solito vi proponiamo alcune delle news più interessanti che potete trovare sul nostro sito, nonché sul nostro canale YouTube. Partiamo come al solito con le recensioni. Recensione della videocamera Panasonic modello HCVX 980, una top gamma che consente la connessione Wi-Fi con la nostra connessione appunto internet che abbiamo a casa, e tramite questa connessione permette di connettere addirittura anche altre videocamere o fotocamere che siano di smartphone o tablet addirittura tramite l'applicazione apposita. Quindi una videocamera davvero interessante che registra in un formato massimo 4K. Quindi tutta da scoprire, ricordo che è una top gamma. Poi abbiamo recensito sempre di Panasonic uno spremi agrumi Slow Juicer, molto interessante, che tende a mantenere tutte le proprietà vitaminiche quando facciamo la spremuta. Quindi vi invito a scoprire anche questo Slow Juicer, davvero molto molto interessante. Poi abbiamo recensito, questa è l'ultima recensione che abbiamo fatto questa settimana, uno speaker della AUK che fa anche da viva voce Bluetooth. Questo speaker si è dimostrato avere un ottimo rapporto qualità-prezzo, che vi invito a scoprire nella nostra recensione. Poi abbiamo parlato anche e soprattutto del WWDC 2016 di Apple, che terrà dal 13 al 17 giugno presso il Moscone Center di San Francisco, dove Apple presenterà ovviamente, come al solito, iOS 10, macOS, dovrebbe essere macOS, watchOS, la nuova versione, e la nuova versione anche di tvOS. Dovrebbero essere presentati anche i nuovi MacBook Pro e molto probabilmente Apple Watch S o Apple Watch 2, come lo si voglia chiamare. Poi abbiamo fatto anche un articolo davvero interessante riguardo alla presentazione del Acer Chromebook da 14 pollici, ed infine una news, diciamo, un po' particolare, ovvero, ma non più di tanto, ovvero Microsoft che ha prodotto un esemplare unico di Xbox One dedicata ad Iron Man, nello specifico al film che verrà appunto proiettato nelle sale cinematografiche italiane dal 4 maggio, Captain America Civil War. Un Xbox completamente bianca con al centro il nucleo di Iron Man a luci LED che restano accese quando accendiamo la console e la utilizziamo, e si spengono logicamente quando spegniamo la console. Davvero molto bella, molto elegante, così anche come il suo controller, davvero molto molto interessante. Poi per quanto riguarda il nostro canale YouTube potete trovare anche i test di registrazione della videocamera, nonché dei dispositivi che abbiamo ancora in prova. Io ho in prova ancora il Sony Xperia Z5 Premium e LG K10. Farò la recensione a breve, quindi preparatevi che settimana prossima ne vedete delle belle con queste due recensioni. Ovviamente abbiamo anche degli altri dispositivi in test, e vi proporremo le recensioni nella settimana a venire. Vi ringrazio per la cortese attenzione, vi auguro un buon weekend, un buon primo maggio, un saluto a tutti e alla prossima. Ciao ciao!